No, non era il 16 agosto, era l'11 settembre dell'Occidente. Le scene che abbiamo visto all'aeroporto di Kabul, ancorché già viste a Saigon, ci buttano in faccia una durissima realtà. Il modo sconsiderato in cui è stato e in cui è avvenuta questa fuga, che sia sotto il profilo civile che militare, è veramente vergognosa. Pone fine anche ad un altro equivoco che io denuncio da sempre. Il presidente degli Stati Uniti non è l'uomo più potente del mondo, è il burattino più conosciuto al mondo. Perché chi decide se andare, quando andare, dove andare e quando tornare, non è il presidente degli Stati Uniti, ma è quella confraternita che lo finanzia, che lo fa eleggere, che vede nelle industrie i principali attori, quella militare, aeronautica, la chimica, il petrolio, eccetera, eccetera. Ora io mi chiedo, ma quale sarà lo stato d'animo di quei genitori, quelle spose, i figli? Dei tanti caduti, noi abbiamo sacrificato 53 uomini, 700 sono tornati con i segni di questa avventura. Per fare cosa? Per riconsegnare ai talebani una base logistica che sarà la base di tutti i terroristi. 53 vittime è il nostro contributo, oltre 700 i feriti, 8 miliardi e 700 milioni di euro, ma ammesso che la Gelton dice basta stampare moneta, 2.300 miliardi di dollari, quello che è stato gettato inutilmente in questa fornace dagli Stati Uniti, ma poi ci sono la Germania, poi c'è l'Inghilterra e chi più ne ha ne metta. Non c'è niente da fare, le scene che abbiamo visto sono raccapriccianti, gente che si aggrappa anche ai carrelli degli aerei e poi precipita nel vuoto. Che fare? Ecco, questa è la domanda che sempre in un momento drammatico la gente, i governanti si pongono. Che fare? L'Europa si è svegliata e adesso ha già organizzato tutta una serie di chiacchiericci, di interventi, di pressioni. Ma con chi? I talebani, ma studiate la storia, ma già ai tempi di Alessandro Magno, ai tempi di Alessandro Magno, parlo del 350 avanti Cristo, quelle aree erano considerate levantine, non ci si poteva fidare. L'ONU che intima ai talebani rispettate i diritti civili. Ecco, io spero che almeno sul salvataggio di quanti hanno collaborato con l'Occidente, penso ai bambini, alle bambine, ecco, spero che non ci sia qualcuno che parla di invasione di immigrati, spero che dall'Europa venga cacciato con ignominia chi eventualmente
rifiutasse un'accoglienza, questa sì, una vera necessaria accoglienza. Staremo a vedere, certo non nutro eccessiva fiducia nel modo più assoluto,